impedisce il trasferimento della disputa all'interno della mia. Siamo qui perché è stata conclusa la messa in, a dimora delle piante di pistacchio che erano previste nel progetto Clean Pistacchio, che proprio vuole identificare un pistacchio pulito, limpido. È un progetto di cooperazione con la misura 16.1 del PSR, che è proprio la misura di cooperazione fra le aziende. Il progetto ha l'obiettivo di realizzare un prodotto, quale è quello del pistacchio, che sia assolutamente privo di qualsiasi prodotto chimico. Tra i 9 partner facenti parte del progetto, uno è proprio l'azienda agraria dell'Istituto Benedetto Radice di Bronte, che nel progetto ha il ruolo di soggetto attuatore della sperimentazione. Il nostro istituto professionale per l'agricoltura, a cui è associata questa azienda Parca Salonitro, insomma oggi siamo proprio qui, è l'azienda agraria che è il cuore pulsante del nostro istituto. Appunto questo partenariato così importante è costituito dall'università, nella fattispecie dal Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, da aziende di grande rilievo, tradizione nel territorio, la capofila appunto, la cooperativa Smeraldo, sono tutti soggetti che porteranno un arricchimento alla scuola. Inoltre abbiamo visto anche l'opportunità di avere un impianto innovativo e sperimentale proprio nella nostra azienda agraria, quindi a casa, e in questo impianto i ragazzi appunto lavoreranno, sperimenteranno, saranno collaudatori, attori protagonisti di questa sperimentazione che verrà attuata dall'università. E in questo campo cosa hanno fatto i nostri ragazzi? Giornalmente si sono alternate le classi con gli assistenti tecnici e con tutta l'attrezzatura che abbiamo a disposizione all'interno del nostro istituto. Hanno sviluppato un laboratorio di esercitazioni agrarie impiantando appunto 150 piante di pistacchio, e di queste 150 piante di pistacchio hanno fatto dei sottocampi sperimentali in modo tale da poter mettere a confronto delle cultivar diverse con innesti diversi e per appunto nel tempo vedere come questa diversità reagisce con l'ambiente, quindi da un punto di vista pedoclimatico, ma anche con le sollecitazioni che verranno date dalla sperimentazione nella difesa fitoiatrica che verrà fatta sotto le direttive del direttore scientifico, il professore Polizzi, e dall'Università di Catania. Abbiamo formato un nuovo impianto di pistacchio che servirà, diciamo, a far sì che alcune delle azioni previste in progetto possano trovare allocazione anche in questo sito. Il progetto è un progetto di trasferimento tecnologico. Noi come Dipartimento abbiamo studiato e descritto nuove malattie del pistacchio proprio in questo territorio e non sono noti sistemi di controllo, quindi noi stiamo prendendo a prestito da altre colture alcune strategie innovative di lotta biologica per valutare quella che è la capacità di questi antagonisti microbiologici di gestire queste nuove problematiche che sono abbastanza diffuse nel territorio. Il progetto riguarderà anche la riduzione dell'impatto ambientale di alcuni prodotti ammessi in agricoltura biologica, come i composti del rame. Anche l'ottimizzazione della risorsa idrica è uno degli argomenti che il progetto valuterà e tenterà di trasferire, ma poi abbiamo anche tante altre cose che vorremmo andare a osservare, no? Come questo impatto ambientale riduce e migliora la qualità e la solubilità delle produzioni anche in post raccolta. In questo progetto ci fanno parte 7 aziende per un totale di circa 140 ettari di estensione, di cui 40 sono già in regime biologico e altri ettari si dovrebbero convertire in biologico seguendo anche questo esperimento che è seguito dall'Università di Catania nei trattamenti fitosanitari, in tutta la coltivazione vera e propria delle piante. L'obiettivo che ci siamo posto è quello di migliorare la qualità del prodotto che arriva nelle industrie di trasformazione e cercare di ridurre i costi di produzione facendo degli interventi mirati ad hoc per le necessità
richieste dalle piante. Tengo a precisarsi che questa innovazione è un'innovazione non ancora mai fatta nelle colture del pistacchio, è stata effettuata in altre colture ma mai fatta nel pistacchio, quindi è assolutamente un'innovazione. Ma è andato tutto bene.